L'inclusione, quella vera, approda al Palazzo della Fraternita con una bella mostra organizzata da Toscanabile, o meglio dai vostri ragazzi. È aperta fino al? Fino al 20 agosto, orario di apertura dalle 10 del mattino fino alle 8 di sera non stop. Se venite qui a visitarci troverete una serie di opere d'arte realizzate dai nostri ragazzi, una mostra mercato. E potrete ammirare anche, come dire, le modalità di inclusione che cerchiamo di attuare. Ecco, quali sono le modalità? Questo è importante per un'inclusione che sia efficace. Secondo noi bisogna includere le persone facendole partecipare attivamente a tutto ciò che riguarda la vita sociale. Noi usiamo l'arte, la cultura e lavoriamo anche nell'ambito turistico, nell'ambito dell'organizzazione di eventi culinari. I nostri innesti sono molto spesso invisibili, qui però potrete vedere, toccare e immergervi nella bellezza dei colori e delle iniziative che toccano l'anima. Questo è un esempio, ne abbiamo altri che presto presenteremo in città, uno di questi, e lo dico in anteprima, è il progetto che partirà a settembre, è un coro rock. Ad Arezzo mancava un coro rock, la città della musica, e nel nostro intento deve essere, dovrà essere inclusivo ovviamente, perché è il primo target che noi cerchiamo di cogliere, intergenerazionale, perché il rock tocca corde di 4 generazioni, quindi dai 10 ai 90 anni, e multiculturale e multietnico, perché abbiamo già 3 stranieri che parteciperanno.